l'ultima tappa di questo percorso, diciamo, rappresentativo della, di quanto fatto con la missione fotografica e con l'arredo urbano identitario. Prima di procedere con le ultime parole, i saluti e la sintesi di quanto detto, vediamo il trailer di Città Novecento. Città Novecento è un docufilm della durata di 50 minuti che vede come protagonista Alessandro Haber, premio Davide di Donatello, che vede alla regia Pierluigi Ferrandini, vincitore dell'Holly Short Festival dei cortometraggi di Hollywood, riconosciuto dal MIPAC e prodotto dalla Filmedea, società di produzione cinematografica. E nel trailer vedrete che la città in qualche modo è raccontata come la genesi, quindi un villaggio operaio che si sviluppa con i linguaggi e il linguaggio della città nazionalista con l'intervento di Morandi, e si consolida nel tempo mirando allo spazio. Quindi di fatto il trailer è la chiusura di Città della Cultura ed è l'apertura della capitale europea dello spazio. E niente, vediamo il trailer, grazie. Mentre spengono le luci vado a raccontare rapidamente che una piccola nota: nel docufilm ci sono ben 200 costumi originali dell'epoca per tutta la parte di fiction, e il docufilm si completerà con delle interviste di personaggi illustri del mondo della cultura, dell'architettura e dell'urbanistica italiana. Luci spente, il sole rimane e vediamo il trailer. Quello scoppio, retaggio di morte, si è trasformato sin da subito in un innesco verso quell'aspirazione di pace e di progresso per l'umanità. Colleferro ora è sullo spazio. Colleferro guarda avanti.